luogo di passaggio dentro di noi può essere interpretato come una finestra. Perché la finestra è quel vuoto architettonico che vale anche come principio filosofico. Dov'è la finestra in questa scena? E dov'è il corpo che vi si relaziona? E dov'è il paesaggio cui corpo e finestra insieme dovrebbero accennare? Ma dov'è? Mi sembra per adesso una domanda un po' troppo pretenziosa. C'è un limite al guardare, e il mondo lungamente misurato dallo sguardo vuol prosperare.